Salve a tutte e tutti, qui ancora una volta il vostro amico Santenchan. C'è un tempo che minaccia pioggia e niente, io ascolto le attualità del telegiornale e avete visto, voi che avete votato Matteo Renzi, che dopo che diceva da tanto tempo che lui mai si sarebbe alleato con Berlusconi, adesso stanno d'amore d'accordo, hanno fatto pace e hanno varato gli stessi provvedimenti, vogliono fare le stesse cose insieme, gli inciuci. Ah, perché voi non l'avete votato Renzi, ma chi l'ha votato? Non l'ha votato nessuno? Di nuovo come Monti, Letta, si votano fra di loro. Ah, e allora come mai, se non doveva andare ai voti, diceva che lui con Berlusconi mai, e poi invece ha fatto le larghe intese? Perché a chi doveva mantenere quella promessa? Agli elettori no. Perché rimangono cattivi quelli del Movimento 5 Stelle che chiamano grillini. Ma Renzi, il PD, il PDL e Berlusconi non sono cattivi. Poi perché continua a ripresentarsi nel Palazzo del Potere Berlusconi, quando dovrebbe stare in qualche altro palazzo? The Big House, come canta Jimi Hendrix. Io la politica italiana la capisco sempre di meno. Qua minaccia la pioggia, guardate un po', che cielo plumbeo, che freddo, che umidità che c'è. Voi me la dovete spiegare la politica italiana, magari fatemi un video, perché io non ci capisco più un cazzo. Ma chi legittima Berlusconi? Voi col voto o la casta con l'ostruzionismo alle elezioni? Io sono veramente molto addolorato per il nostro paese, bel paese. Mi manca molto Casal Palocco e Roma, ma mi raccomando, ditemi voi, che io non la capisco più questa politica. Addirittura è peggiore di quella di stampo doroteiano, andreottiano. Beh, io da più di una settimana che non faccio un video, mi dispiace, non ho avuto tempo e adesso è che sono uscito a fare la spesa e per quello ne approfitto col mio cellulare, che è una Nokia Asha 302 che ancora non si attualizza. Però vabbè, dopo queste belle panoramiche io vi lascio, ma conto di fare delle recensioni sui libri. Mi raccomando, tenetemi d'occhio, tenete d'occhio il mio canale, tratterò di fare cose migliori e di parlare molto molto sui temi che mi piacciono di più. Non demorrete, prima o poi ritorno. Ciao, sono sempre io. Beh, niente, a parte il fatto che è iniziato a piovere, però no, forse voi siete degli sfiduciati, non date credito alla politica perché siete non so, in malafede. Vi ricordate quello che diceva la Democrazia Cristiana? La democrazia, la DC si fida di te, dà fiducia alla DC. E infatti poi quando gli votavi facevano quel cazzo che volevano. Io a Casal Palocco li avevo votati e avevano vinto nella 13ª circoscrizione. E poi che è successo? Non so, perché noi ci siamo ritrovati con una giunta di sinistra e la 13ª circoscrizione sono venuti i comunisti. E comunisti che avevano vinto nel centro di Roma, in una circoscrizione del centro di Roma, sono andati i democristiani che avevano vinto a Casal Palocco. Allora, dà fiducia alla DC, che la DC ti fotte. Tutta la prima repubblica è stata così, ma la seconda repubblica neanche è iniziata che è finita nella corruzione anche quella. E adesso questa repubblica, che non si sa se è una terza, una seconda bis o un ritorno alla prima, sempre le stesse logiche. Perché vincono o perdono, adesso si rimpastano. C'hanno la scusa che ci avevano i dittatori latinoamericani. Non si può fare le elezioni democratiche perché c'è confusione. Prima ammazziamo un po' di gente, per fortuna che in Italia non succede, e poi andiamo alle elezioni. Adesso se la vogliono aggiustare la nuova Costituzione della Repubblica fra Renzi e Berlusconi, e Bersani nel mezzo a fare il terzo incomodo. E Grillo che fa? E Casaleggio? Io ho un po' di aspettative del Movimento 5 Stelle, ma veramente è un casino, che sembra che c'è da rifare la politica in Italia dalle fondamenta. Ci occorrerebbe una rivoluzione come quella francese per spazzare via
tutte le vecchie giunte comunali corrotte, perché se no la politica si rigenera dal basso livello politico che c'è in Italia e non cambia nulla. Non cambia nulla se si cambiano i vertici dei partiti e la maggioranza, se non cambiano tutte le giunte comunali e regionali, anzi se non spariscono le regioni. Ma chi fa tutti questi vecchi cambiamenti che dovevano esserci da tempo? I vecchi politici faranno le nuove leggi elettorali con dei brogli e degli imbrogli, e poi le nuove leggi elettorali fatte dai vecchi politici ci portano a elezioni per riaffermare nuovi politici che ragioneranno e penseranno come i vecchi corrotti, che li sostituiranno ai vecchi nel marcio e nel corrotto. Perché i nuovi politici fatti con queste leggi elettorali dai vecchi e corrotti politici saranno più corrotti dei vecchi politici. E non ci sto più capendo niente. Ma in Italia chi ci capisce qualcosa? E veramente mi fa incazzare questa cosa qua. Comunque, appena potrò fare un intervento sulla politica italiana, lo farò, anche se lo faccio con rincrescimento, perché è una cagata di palle la politica in Italia adesso. Ecco. A voler parlare si parla male della politica perché non si trovano parole migliori, perlomeno in Italia. Ciao. Beh, siccome la parte più tediosa di fare la spesa e fare la fila nella cassa, io ho del tempo per un'altra breve osservazione. Vedete questo cappello? È del FC Bayern Munchen. A me il calcio non mi piace, meno i mondiali che sono una rottura di coglioni. Però mia madre mi ha regalato questo cappelletto del Munich perché ha dei bei colori. Anche lo scudo è molto bello. E io sono stato a Monaco, che è la capitale della Baviera, no? Bella birreria che c'è nel centro, ma non è di quello che volevo parlarvi, bensì del fatto che bravo il presidente del Munich, del Monaco, si è confessato e adesso si becca il carcere perché ha voluto essere onesto e magari andrà 20 anni in prigione, però è contento perché così sta in pace con la sua coscienza. Ecco, perché in Italia non abbiamo tanti politici come il dirigente del Bayern, Munich. Sì, Bayern Munich, del Monaco di Bayern. Perché tanto fregare hanno fregato, solare hanno solato, ma quanti del PD vogliono, per esempio, per quello che hanno fatto nel Banco dei Monti dei Paschi di Siena, andare rei confessi in carcere volontariamente per evitarci spese processuali inutili? E quanti del PDL farebbero lo stesso che il presidente del Bayern Munich, dichiarandosi rei confessi, ci eviterebbero centinaia di milioni di euro in cause processuali che poi cadrebbero in prescrizione? Perché non fanno tutti così i politici italiani? Andare volontariamente in carcere per rimanere a posto con la propria coscienza? Io non l'ho capito. Perché ci fanno spendere miliardi di euro perché tutto cade in prescrizione, come è successo con Giulio Andreotti e con altri politici, dicono addirittura di Silvio Berlusconi e di molti del PS, del vecchio PS, del PD di adesso. Io non lo so, PD, PDL, Lega, perché vogliono andare in prescrizione e non fanno come il presidente del Bayern Munich, dichiararsi spontaneamente colpevoli e rei confessi per andare direttamente in prigione senza far spendere neanche un centesimo più in spese processuali, perché in Germania le pagherebbe lui di tasca sua le spese processuali, in Italia no e vanno in prescrizione. Ecco perché la cosa mi fa alterare. Qua sta cadendo la notte, fare la spesa è tedioso. Soprattutto fare la fila in cassa, io non lo sopporto. Poi mettono il riscaldamento, che ancora stiamo in estate, anche se fa freddo e brutto tempo, e si suda nel supermercato. Beh, ho fatto già tre tagli, tre video che li unirò insieme perché tanto parlo sempre delle stesse cose.
Io non cerco audience, anche se dai 12 anni volevo essere scrittore e mi piacerebbe guadagnare con YouTube. Mi sta a fare male il braccio. Cambio. Un saluto a tutti quelli che mi hanno commentato i miei video e che mi seguono, mi raccomando, non lasciate di seguirmi. A presto, cercherò di fare video migliori, però l'ultima settimana ho avuto dei problemi, poi vi racconterò. Se vi interessa sapere, domandatemelo. Ciao!